Il celebre cantante pugliese Albano Carrisi ha recentemente affrontato un intervento chirurgico a Roma per risolvere un problema di raucedine che lo affliggeva da tempo. L'operazione, eseguita dal professor Lino Di Rienzo Businco presso la Casa di Cura Villa del Rosario, si è resa necessaria a causa di una sinusite che aveva compromesso le sue capacità vocali. Albano ha rassicurato i suoi fan spiegando che si trattava di un intervento di chirurgia mini-invasiva, della durata di circa 20 minuti. Il chirurgo ha descritto l'operazione come un intervento sulle alte vie respiratorie, realizzato con tecnologie avanzate che minimizzano i rischi per le corde vocali. Questo approccio innovativo consente di ripristinare la funzionalità respiratoria senza compromettere la voce, aspetto cruciale per un artista come Albano. Dopo l'intervento, il cantante si è detto ottimista riguardo al suo recupero e ha espresso la speranza di poter partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, per il quale ha già inviato 3 brani al conduttore Carlo Conti. Nonostante la preoccupazione iniziale, i fan di Albano hanno dimostrato un grande affetto, inviando messaggi di pronta guarigione attraverso i social media. Albano ha ringraziato i suoi sostenitori per il supporto ricevuto, sottolineando che l'intervento era una semplice manutenzione necessaria per il suo benessere. Tuttavia è stato notato che la compagna di Albano, Loredana Lecciso, non era presente durante l'intervento a causa di un suo problema di salute personale. La Lecciso ha rassicurato i figli, affermando che il padre è forte e